l'ostilità, secondo me, per fare questa piccola comunque di reazione, quindi una potenza pazzesca, insomma, non è da capo. E quindi questo non è stata colpa, ma il fatto la Chiesa non ha questo incarico di una pensiero. A un certo punto ha detto non c'è più nessuno perché è chiuso. Ecco perché mi sono incappucciata, una compita per riuscire a farci sentire. Ma fatto che non c'è una linea, siamo riusciti a prendere siccome il restauro della cattedrale di Torino, non il restauro, no, io guarderei Emilia Pellegrino, ha seguito Emilia Pellegrino, l'architetto Pellegrino, ha seguito il restauro del corpo della cattedrale di Torino. Io vorrei chiederle che differenze ha riscontrato tra quel restauro completato qualche anno fa, in cui io ho seguito con lei alcuni sopralluoghi perché ho fatto parte del centro di ricerca di storia arte di Puntina, qui saluto il professore Emilia Sopalico. Volevo dire quali sono state queste differenze che lei ha rilevato tra quel tipo di restauro e questo restauro fatto. Ma intanto più che un tipo di restauro abbiamo la presenza di due cattedrali, di due chiese. È una differenza di edificio prima di tutto, non di restauro. È questione che anche in quel caso si è scesi da sopra il pavimento per verificare la statica dei sostegni. Regolarmente si trova uno strato paleocristiano, uno strato medievale, perché questo già abbiamo scoperto che è costante dappertutto, anche alla vetta è successo. Quello che senz'altro c'è è che a Bitonto la chiesa altomedievale che esisteva sulla chiesa paleocristiana di cui è rimasto solo il pavimento è rimasta in attività e in uso passando con una praticabilità attraverso la nuova cripta, proprio il verso perché lì si è creata la nuova cripta in previsione di una chiesa nuova, ma intanto dopo le era venuto a Trani la vecchia navata è rimasta in azione, in funzione. Qui no, è diverso perché è già 1034 che tutto è stato rialzato da 5 e non sappiamo bene in quel momento cosa abbia compensato 5 probabilmente non ancora questo edificio di supporto che come dico è stato ristrutturato minimo tra Elia e Giovanni, cioè tra fine undecimo e dodicesimo, strutture provvisorie che poi sono state spazzate via, mentre a Bitonto c'era una coerente continuità fra una basilica paleocristiana di cui non sapevamo nulla, una chiesa altomedievale che era stata fatta da poco, tanto è vero che la torre pavimentata con quel bellissimo desertile di grifo che non è un ingresso, perché non c'è frequentazione, ma era una torre assiale, quella appartiene a una tipologia altomedievale, diciamo addirittura imperiale, ottoniana, soltanto che poi i tempi subito sono maturati, hanno inaugurato San Nicola, un vescovo di Torino, che era vescovo di quella chiesa, che adesso sta sotto. La vista gli ha detto qui dobbiamo adeguarci e fare una chiesa che sa di cuore e ha cominciato a realizzare alle spalle della chiesa la vita. Poi anche lì si sono interrotti i lavori. Perché? Perché è arrivato Guglielmo il Malo, perché è arrivato un sacco di pasticci e tutto è rimasto fermo fino al XIII secolo, mentre quella vecchia chiesa continuava a funzionare. Capito? È molto diversa, ma se sono dovuti restaurare cosa è? Restaurare qua il famoso del VI secolo, quello del XV, la torre, anche questi su muri, perché là non c'erano pilastri grezzi di questo tipo, c'erano i pilastri di una chiesa che aveva la situazione con sotto una figura di San Nicola, quindi è una situazione molto diversa, ma per questo
assistito, noi abbiamo preferito che fosse il figlio di Rino che assumeva la direzione, la unica che aveva avuto l'esperienza di Vitonito, anche nella sistemazione museale, perché vede l'importante da un lato per restauro, dall'altro per riuscire a trovare la chiave di soluzione, altrimenti tutto rimane abbandonato. Qua si paga, noi stessi abbiamo consigliato la chiesa di far pagare, perché se la chiesa, la parrocchia, deve sostituire le lampadine, sa quante lampadine ci sono e chi gliene dà questa soldi? Per ristampare la guida breve, chi gliene dà? Gliene dà soltanto quel minimo di 5 euro, di 2 euro, di 3-5 euro per pagare e ormai si paga la chiesa anche se vai a sentire messa. Devi fermare per quel punto, se no caccia, c'è un sacco di soldi. D'altra parte, o si collabora, questo se no non ci possiamo guadagnare